Buongiorno a tutti, stiamo decidendo quale incontro seguire. Ci viene veramente difficile, abbiamo non solo l'imbarazzo della scelta, di più, entrambe le partite sono al Cardiopalma. Non sappiamo bene, probabilmente seguiremo la BRB. Tu che dici, Simone? Secondo te cosa possiamo seguire? Direi di partire con la BRB, vediamo se sono un po' calmati gli animi. Ho parlato prima con Bellazzini. Più tardi ci sposteremo sull'altro incontro. Sì, comunque c'era fiducia nella panchina della BRB. Ho sentito Battaglino dire che insomma è ora di tirare fuori gli attributi, diciamo. Intanto sono partiti le partite tradizionali, un'ora e trenta. Solo un'ora e trenta. Allora, adesso vediamo le formazioni. Allora, iniziamo dalla prima semifinale, che è quella tra Saint-Vulbas e Pontese. La prima coppia, Baez e Abelfaux contro Jancic e Borchnik. Seconda coppia, Murg e Turenne contro Rednack e Kausevic. Terna, Belé, Tignan, Roche contro Kumero, Meret, Zambon. Individuale, Benoit contro Jure Koziek. Seconda semifinale, Istraporec, BRB. Prima coppia, Luksic e Smolica incontrano Grosso e De Regibus. Seconda coppia, Tadic e Vretenar contro Ballabene, Paolo e Bruzzone. Terna, Barbaro, Zivolic e Mardesic contro Mana, Birolo e Pautassi. Individuale, Beakovic contro Carlo Ballabene. Sottolineiamo che Zivolic disputerà 4 prove, questo è permesso dal regolamento della Coppa Europa. Allora, qui con le immagini siamo sulla partita a Terne. Dimmi tu cosa. Abbiamo la possibilità anche di seguire due partite. Sì, possiamo seguire la Terna e la coppia. Quindi dimmi i campi. Quindi 5-6. Allora, seguiamo i campi 5-6. Un attimo che mi sposto. Allora, quindi la coppia di Grosso e De Regibus, Terna di Mana, Birolo, Pautassi. Allora mi sposto con le immagini. State già vedendo il quadro a sinistra è quello della coppia con Grosso e De Regibus. De Regibus subito autore di un ottimo accosto, errore in bocciata da parte di Luksic. Poi chiaramente vi daremo aggiornamenti anche dagli altri campi e anche da quello che sta succedendo in Francia per la Coppa Europa femminile, dove la Graphi Studio sembra avere un po' di vantaggio nei tradizionali. E seconda bocciata per Luksic, colpita questa volta, De Regibus andrà in accosto, mentre nel campo a Terne Birolo è al suo secondo accosto, aveva giocato corta la prima. Questa seconda termina fuori, brutta mano in accosto per Birolo. Ricordiamo che tra un po' dovrebbe venire ai nostri microfoni il commissario della Federazione Internazionale, Gian Enrico Contero, per spiegarci un po' quello che è successo, quel cartellino giallo a Bellazzini e la boccia annullata a Lele Ferrero, quindi nessuno meglio di lui direi può chiarire il regolamento, e sentiremo anche se è d'accordo con i provvedimenti disciplinari presi, mentre purtroppo De Regibus tira una boccia fuori. Mentre invece sembra un po' più ben tirata la boccia di Pautassi, anche lui va fuori. Incredibile, fuori. Sì, anche lui va fuori. Certo, insomma, BRB che non ha iniziato benissimo nella Terna. Una boccia brutta di Birolo e due bocce fuori.
devono calmarsi i giocatori di Ivrea, probabilmente sono più forti sul tradizionale, devono solo dimostrarlo. Poi siamo passati dalla musica da discoteca ad una musica tipo New Age. Sì, mi stavo proprio chiedendo, ma è possibile mettere la musica anche nelle partite tradizionali? Penso di sì, che sia concesso dal regolamento. Una musica direi rilassante. Ecco, è la prima volta che però sento la musica durante una partita tradizionale, se devo essere sincero. Poi per carità, rilassante e ci sta anche bene. Speriamo che la SIAE non ci dia dei problemi, almeno noi, per quando metteremo online le immagini. In ogni caso seguiamo sulla destra la bocciata di Denis Pautassi, che va a impallare su una boccia corta. La boccia appunto di Pautassi, vediamo se l'ha preso, Birolo va a misurare. Certo, se non prende è proprio un mezzo disastro per la VRB. Penso che Mana partirà sul pallino. Ci dà una bocciata. Colpita intanto la boccia nella coppia da Luksic, Ivan Luksic. Per fortuna Pautassi è riuscito a prendere il punto, quindi devono partire in bocciata i croati. Sarà Mardesic, quindi schierato come bocciatore nella terna. E adesso accosto per Daniele Grosso nella coppia, vediamo se aspetta Mardesic. No, penso che tiri lui. Daniele segue la sua boccia. È una boccia buona. Dunque, esatto, abbiamo Contero con noi che ci spiega il regolamento. Vai pure Simone per la domanda. Sì, allora ricostruiamo un attimo la situazione. Quindi eravamo 41 pari nel progressivo, c'è stata l'ultima bocciata di Lele Ferrero che gli arbitri non hanno convalidato. Questa bocciata avrebbe dato la vittoria alla BRB. Se puoi spiegarci perché, cosa dice il regolamento? Allora, il regolamento mi sembra è molto chiaro, dice che l'oggetto, in questo caso la boccia, deve essere colpita regolarmente prima del suono della sirena. Quindi in questo caso desumo che l'arbitro si sia accorto che la boccia sia stata colpita un attimo dopo il suono della sirena, e quindi ecco per quale motivo l'arbitro ha, diciamo, annullato la boccia. Tenete presente che oltre ad annullare la validità della boccia viene anche annullata la boccia come tiro, quindi non viene considerata come nelle bocce tirate. Molto questa chiaro. È la regola, ecco. Perfetto. Quindi, invece solo una domanda per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, c'è stato solo un cartellino giallo per Bellazzini, abbiamo visto bene? Direi di sì, mi sembra di aver capito dall'arbitro che il cartellino è una ammonizione, sicuramente gli animi si sono accesi un pochino, ma questo è ovvio, cioè l'importanza della posta è alta. Forse la BRB, come anche magari la Pontese, sperava di poter arrivare all'ultimo turno magari con una situazione un pochino diversa, però voglio dire, questo è lo sport e quindi come tale bisogna accettarlo. Benissimo, quindi okay. Ringraziamo Gianrico Contero. Grazie a voi. Contero, presidente della Commissione Tecnica Nazionale, se non erro. Sì, anche membro della Commissione, anche commissario della Federazione Internazionale, quindi insomma persona autorevolissima per darci questa spiegazione. Quindi insomma avete potuto sentire anche dalla sua voce il regolamento. E, insomma, resta il dubbio, anche prima si parlava durante la pausa con altri qui nel bocciodromo, qualcuno ha sentito insomma il contatto delle bocce prima della sirena, qualcun altro no. Situazione da moviola, direi. Certo, l'arbitro era lì a due passi, aveva tutti gli strumenti per giudicare. Rimandiamo quindi tutte le discussioni eventuali su quando metteremo online la differita di questa diretta streaming, presumo lunedì. Lunedì la potrete già trovare sul sito, e quindi potrete anche voi giudicare, riprenderemo sicuramente certamente l'argomento. Comunque ricordiamo che
l'arbitro che ha preso la decisione è un arbitro internazionale, non so sinceramente se fosse francese, croato o sloveno, comunque certamente un arbitro di esperienza, un arbitro di un certo livello. Bene, allora torniamo alla cronaca, dove Mana nella partita Terne ha giocato una brutta boccia in accosto, ora giocherà la sua seconda seguendo le indicazioni di Birolo. Questa qua è una boccia ben giocata da Simone Mana. Mentre bene così. Vediamo un po' di parziali. Balla Bene sta perdendo 1-0 nella partita individuale, mentre sempre nell'individuale San Bulbas sta conducendo 1-0 contro la Pontese. Balla Bene tra l'altro gioca nello stesso campo in cui ha giocato prima. Sì. Vantaggio quindi per Carlo. Intanto seguiamo la bocciata dell'Istrapora che nella partita Terne che colpisce boccia e pallino. Sì, però era annunciata solo la boccia. Penso proprio di sì. Perché hanno la possibilità di fare più di un punto i croati. Dunque adesso la BRB deve vincere 3 prove per andare in finale, oppure vincerne 2 e pareggiarne una per andare agli spareggi. Stessa cosa per la Pontese, quindi tutte e due le squadre italiane sono in difficoltà. Pontese che al momento è sotto in 2 campi e sta perdendo 1-0 su entrambi i campi, mentre invece sta guadagnando 1-0 nella partita a Terne. Zambon, Meret, Davide Cumero. Allora, nella partita che stiamo seguendo a coppie, vantaggio per l'Istraporec 1-0, subito un ottimo accosto nella seconda giocata e bocciata colpita da parte di Daniele Grosso. Nella Terna dovrebbero aver realizzato 2 punti croati, se ho visto bene, mano pessima in accosto per gli eporediesi. Ed ora Smolica nella coppia tenta il suo secondo accosto. Che è molto buono. Vediamo cosa decidono i giocatori in maglia rossa, decidono di bocciare, sì. Partirà Daniele Grosso. Ecco, sono 3-0 per la Terna, quindi hanno realizzato 3 punti i giocatori dell'Istrapola, ce n'è un 2 come avevo detto prima. Siamo un po' distratti per l'intervista interessante a Gontero. E poi diciamoci la verità, c'è tantissimi giocatori in campo, seguirli tutti ovviamente sarà impossibile. Sì. Daremo ogni tanto i parziali. E Balla Bene intanto sbaglia una bocciata al minimo, la tira a circa 70 corta. Nella partita coppia 2 bocciate colpite per Grosso su 2 accosti buoni di Elvis Smolica. Dunque, nella Terna decidono di bocciare una boccia però non proprio irresistibile, direi. No, è una boccia decisione, sì, una boccia 60 corta. La 50, dai, non esageriamo. Simone Mana però la colpisce. Terzo accosto di Smolica, ottimo. Dovrà ora andare ancora in bocciata Daniele Grosso per tentare di fare 3 su 3 in questa mano.
lunga la bocciata di Grosso, peccato. Non so se tu, Alberto, conosci di più i campi, se puoi dirci qualcosa, mi sembrano abbastanza schienosi, non proprio facilissimi. No, non sono campi facilissimi, oddio, non li conosco molto bene dal punto di vista della partita tradizionale, perché quando giocavo per la Vitanova di Savigliano facevo la staffetta, quindi mi allenavo particolarmente per fare la staffetta, però sono campi effettivamente che bisogna interpretarli, vanno interpretati, capiti. Poi una volta che si imparano le schiene e i punti deboli di ogni campo, da lì in poi le partite diventano interessanti, è ovvio che all'inizio... Brutta bocciata di De Regebus, molto corta. Sì, cortissima. Inizio difficile per la BRB, a coppie e a terne. Anche Simone Mana. Errore di Mana. Anche lui sbaglia. Partenza nettamente a favore dell'Istra Porec, tre partite su quattro stanno vincendo, mentre solo Bruzzone sta vincendo la partita. Dunque decidono di bocciare il pallino Grosso De Regibus, pallino già importante perché se De Regibus dovesse sbagliarlo l'Istra Porec avrebbe l'opportunità di fare diversi punti. Boccia prima De Regibus, pallino coperto dalla boccia, vediamo, deve alzarla, l'alza abbastanza ma è un pelo storto. Stavo dicendo che la BRB è sotto su tre campi e anche la Pontese è sotto su tre campi, solo la terna di Meret sta vincendo, siamo alla prima mano, anzi alla seconda, quindi nulla di grave. Intanto da Saint-Denis-le-Bourg ci giungono notizie che dicono che la Graffi Studio conduce 7-5 per la vittoria nella coppia di Nives e Mladenic, e quindi ci sono ancora due prove che si stanno disputando, l'individuale. Sì, sono i due individuali che si stanno ancora disputando, appena avremo notizie in merito ve le daremo, speriamo che la Graffi Studio possa andare in finale. E De Regibus intanto gioca la sua ultima boccia. Deve aver preso il punto, sì, ben giocata. Viene già segnata per la bocciata, però diciamo che l'Istrapore che non si è fidata, ma ora tanto ottima boccina a costo di Birolo nel campo a fianco, e quindi Luxix andrà alla bocciata, quindi se colpisce rimane nel quadro, dovrebbero farne 4. E sarebbe Luxic, e colpisce 3 punti. Grosso concede i punti agli avversari. Partenza quindi in svantaggio per la BRB sia nella coppia che nella terna, le due partite che stiamo seguendo con più attenzione. Una partenza veramente brutta della BRB, sotto pesantemente in almeno due campi. Sì, diciamo che poi in campo vanno i giocatori, però forse la scenata di Bellazzini è stata un po' eccessiva, anche un po' condizionati i suoi giocatori. Secondo me, una volta che dai il tuo punto di vista agli arbitri, dovresti poi cercare di calmarti, soprattutto di calmarti per di i tuoi giocatori, di supportare la squadra. Invece si è messo in un angolo e questo invece di dare un di sostegno morale, esatto, una carica ai propri giocatori, forse ha segnato un po' di staccamento, come per dire fate voi.
Il parziale è abbastanza pesante dopo due mani, è che la coppia è sotto, la coppia grosso del Regibus è sotto 4-0, mentre ancora in corso la seconda mano della terna che è già sotto di 3-0. Situazione capovolta per quanto riguarda la Sanvul Bus, che al momento sta conducendo 3 partite su 4 contro la Pontese. Sì, però punteggi minimi. Sì, tutte partite sull'1-0, punteggi sicuramente più... Anche se poi d'altronde quando si gioca così poco nel tempo ogni punto è fondamentale. Sì, esatto, siamo già alla seconda mano, ma abbiamo già bruciato 20 minuti, manca solo più 1 ora e 10, facendo conti alla mano, 2 mani in 20 minuti, non rimangono tante occasioni di fare punti. Dovrebbe essere un aspetto da migliorare questo, secondo me. Allora, sì, intanto... probabilmente andrebbero tolte delle corse. Si rischia di andare veramente troppo avanti se si mettesse un tempo alto, tipo 2 ore, probabilmente ci sono un po' troppe corse e quindi... Sì, sì. Nella coppia grosso De Regibus c'è stato un accosto circa 50 largo da parte del puntatore croato Smolica, perfetta invece la boccia di De Regibus a 15 dal pallino, direi, davanti, quindi andrà imbocciata Luksic. Quindi seguiamo la bocciata nella partita terne di Mardesic, autore già della staffetta. Ottima. Dunque sono cambiati un po' i punteggi nell'altra semifinale. Saint-Vulbas Pontese 1-3, quindi Pontese vince 3-1 nella partita del campo 1 con la coppia. Mentre 4-1 per Saint-Vulbas nella terna. E c'è stato un brutto errore in bocciata di Luksic, storto non di poco. Parte per la sua seconda bocciata. Ancora storto. Sì, sono arrivato tardi con la regia, però come vedete il punto di caduta è sulla sinistra. È stato adesso cancellato. Sivolic gioca una buona boccia nella terna, vediamo adesso l'aggiornamento del punteggio, altri 2 punti per l'Istra Porec. Sì, da casa ci chiedono se facciamo, visto che non riusciamo a pubblicare i tabellini, se facciamo un attimo il sunto della situazione. Ti lascio i tabellini allora del Saint-Vulbas e della Pontese a te. Sì, certo. Allora, del Saint-Vulbas la prima coppia è quella composta da Baiese e Abel Faux, che stanno giocando contro Jancic e Borchnik. La seconda coppia Murg e Turenne contro Retnak e Kausevic. Terna Belé, Tignan, Roche contro Kumero, Meret e Zambon. Individuale Benoit contro Jure Koziek. Sì, si può anche raccontare cosa è successo, magari c'è gente da casa che si è collegata solo adesso. Sì, certamente, dunque Savigliano, stiamo assistendo a un bellissimo spettacolo. Entrambi gli incontri, prima di queste prove tradizionali, sono sull'8-6 a favore delle formazioni straniere. Quindi BRB e Pontese sono chiamate a vincere 3 prove. Intanto c'è stata una bocciata forse un po' fortunata da parte di Luksic, che ha segnato il pallino ma ha colpito la boccia e ha carambolato nel pallino. Non ci voleva questo per la BRB dopo 2 errori di Luksic, un colpo un po' fortunato. Vi diciamo anche, vi ripetiamo la composizione delle formazioni per quanto riguarda la seconda semifinale, quella tra Istra Porec e BRB. Prima coppia, quelle che stiamo seguendo, Luksic Smolica contro Grosso De Regibus. Seconda coppia, Tadic Vretenar contro Ballabene Paolo e Bruzzone. BRB in vantaggio 4-0 in questa coppia ed è appena finito un time out per l'Istra Porec. Terna, Barbaro, Zivolic, Mardesic contro Mana, Birole e Pautassi.
Direb in difficoltà. Individuale, Beakovic contro Ballabene, Ballabene conduce per 2-1. Intanto time out nella coppia, sì, time out credo richiesto da sì, Bellazzini. Sì, sicuramente. E dunque BRB che vantaggio in due prove, ma non basta, devono vincerne o almeno pareggiarne un'altra, c'è ancora tempo, però è ora insomma di cambiare marcia. Certo, questa bocciata di Luksic non ci voleva, era una mano favorevole alla BRB che poteva in una sola mano recuperare lo svantaggio. Mentre nella terna c'è stato un bel accosto di Birolo e due brutti accosti del puntatore croato. E quindi adesso parte in bocciata Mardesic. Forse non è proprio corretto, due brutti accosti, un accosto è discreto, l'altro invece non è per niente buono. Segnaliamo anche che CT Bellazzini ha deciso di schierare Simone Manna nella terna, solitamente in un ruolo ricoperto da Lele Ferrero, probabilmente ha visto Lele Ferrero un po' faticato, infatti nell'ultimo minuto di progressivo era davvero un po' stanco, Lele si vedeva. Intanto errore per Mardesic nella terna, quindi mano ben indirizzata per i rossi e boccia circa 60 larga per Smolica nella coppia. Diciamo che qua non arrivano notizie straordinarie per le formazioni italiane, però arrivano notizie bellissime da Saint-Denis-le-Bourg, dove c'è stato appena detto che Graphi Studio ha conquistato l'accesso alla finalissima della Coppa Europa femminile. Complimentissimi alle ragazze della Graphi Studio, Graphi Studio che vince 9-5, resta solo più una prova, quindi è matematicamente in finale. Quando terminerà l'incontro, anzi gli incontri a Saint-Denis-le-Bourg, cercheremo di dire qualche parola anche in francese. Graphi Studio che giocava contro il Krim Lubiana, squadra slovena. Intanto errore in bocciata da parte di Luksic nella coppia, colpito il pallino però aveva annunciato la boccia. Daniele Grosso mette a posto il pallino, nella terna invece mano che sembra favorevole alla BRB, due bocce in mano per Pautassi, due bocce in mano per Mana, ne resta una all'Istra Porec e due punti. Intanto per terra comunicazione di per servizio, i croati, uno discreto e l'altro brutto. Do una comunicazione di servizio, appena pubblicato sul forum tutti i tabellini dei due incontri, quindi se volete vedere a che punto siamo e avere anche un riassunto di cosa è successo fino ad adesso, andate sul forum, troverete tutti i tabellini aggiornati fino al turno tradizionale. Molto bene. Allora, costo importante per Denis Pautassi, boccia che sembra un po' corta, vediamo se arriva, no, purtroppo è corta, ecco la boccia di Denis. Parte giustamente in bocciata Simone Mana. Ottimo accosto per Fabrizio De Regibus.
si consultano un po' i croati. E va imbocciata Luksic. Errore per Luksic, avete visto che ha colpito il pallino, ma aveva annunciato la boccia, è successo di nuovo così. Vediamo la bocciata di Simone Mana. Mana che colpisce. Colpisce Mana. Intanto qui sotto la nostra postazione. Bocciata importante per il francese Saint-Vulbas nella coppia. Sì, do anche un'immagine della partita a coppie tra Pontese e il Saint-Vulbas. Dovrebbe essere Murg, se ho visto bene. Intanto decidono di andare in accosto per chiudere il gioco i croati. In realtà, più che chiudere il gioco, ha rischiato di prendere il punto Smolica, ma non ci è riuscito. Bene, quindi speriamo che Grosso di Regibus riescano ad approfittare di questa mano non entusiasmante per i croati, realizzare qualche punto, muovere lo score. Mentre Pautassi ha una bocciata per la cucita. Parte Denis, colpisce Denis, bene così, quindi si sblocca la situazione nella terna. Per quanto riguarda la BRB, 5-1 per l'Istra Porec. Dunque, aggiornamento dei punteggi, la coppia di Jancic e Borcnik sta conducendo per 7-1. Nella terna in vantaggio il Saint-Vulbas per 4-3. Nell'individuale vantaggio per il Saint-Vulbas 2-0 contro il bicampione del mondo nella specialità Jure Kozjek. E nell'altra coppia vantaggio per 2-0 per il Saint-Vulbas, ma mano favorevole a Kausevic e Rednak, che possono realizzare parecchi punti se questa bocciata di Kausevic va a buon fine. Colpisce solo una boccia Kausevic, doveva toglierne due. Torniamo sugli incontri, sulle partite riguardanti l'incontro BRB Istra Porec. Terza boccia in accosto per Fabrizio De Regibus, boccia leggermente corta. Hanno chiuso ottimamente il gioco i croati con una boccia 25-30 davanti al pallino, che sicuramente crea delle difficoltà ad aggiungere i punti per quanto riguarda la BRB. Grazie. BRB che con 4 bocce in mano ha deciso di non bocciare saggiamente, secondo me. E adesso Grosso tenterà di aggiungere la possibilità di toccare la boccia di De Regibus. Ecco Grosso che sta andando in accosto. Sì, ha ricevuto delle indicazioni su come giocare la boccia da parte del suo socio. Deve chiaramente giocarla corta, boccia che rimane troppo vicino alla linea laterale, boccia che addirittura va fuori. Mentre nella terna il punto è di Birolo, che ha le bocce un po' più chiare, quindi ci aiuta anche a riconoscerle. P
penultima boccia per Daniele Grosso, questa volta l'ha giocata un po' più dritta, sembra buona, peccato, che sfortuna, si dispera Daniele Grosso che non è riuscito a toccare la boccia precedentemente giocata dal suo socio Fabrizio De Regibus. Boccia giocata benissimo per Grosso, un grande peccato. Intanto è terminato l'incontro della Coppa Europa femminile, Graphi Studio vince 11-5 su Krim Lubiana. Graphi Studio che quindi va in finale? In finale, sì. Contro chi non si sa ancora? Ancora. Grosso quindi tenta nuovamente l'accosto, ottima, questa volta non bravo la gioca Daniele. Lunga, bravissimo, è stato anche un po' sfortunato Daniele, se riesce a toccare con la seconda boccia posso farne tre, comunque 2-4 questa partita che sembra molto importante, forse potrebbe essere l'ago della bilancia, chissà. Balla bene Paolo e Bruzzone, conducono 6-0 e balla bene Carlo invece conduce 4-1 nell'individuale. Dunque nella terna l'Istrapore ci ha preso il punto imballato, ma comunque c'è il vantaggio di bocce per la BRB, vediamo se Birolo riuscirà a prendere il punto. Boccia di Birolo che prende il punto, bene così. Intanto vediamo che De Regibus ha giocato una buona boccia in accosto. Mentre ora siamo in attesa della bocciata del giocatore dell'Istrapore di cui è chiamato, sbaglia. Colpisce la sua. Sbaglia e colpisce la sua. Martesic. Intanto ci stiamo spostando con le camere nei campi 1 e 2 dove la Pontese sta conducendo 7-1 nella coppia che vede impegnati Janzic e Borchnik, e nell'altro campo invece c'è la terna di Kumero, Merete, Zambon contro Belé, Tignan e Roche. Vantaggio Saint-Vulba per 4-3. Alberto vi sta facendo vedere anche gli altri campi. Nel campo 3 abbiamo l'individuale dove Jure Kozek sta giocando contro Jérôme Benoit e sta perdendo per 3-0. E poi abbiamo la coppia di cui vi ho un po' parlato, quella di Rednak e Kausevic contro Murg e Turen. Il punteggio è di 3-2 per la Pontese che perdeva 2-0. E poi questi due punteggi 4-2 e 5-1 sono i due incontri che stiamo seguendo adesso, quindi Grosso De Regibus e la terna di Mana, Birolo e Pautassi. Gli ultimi due punteggi che vedete, quel 4-1 e 6-0, riguardano i punteggi di Carlo Ballabene nell'individuale che sta conducendo e la coppia formata da Bruzzone e Paolo Ballabene. Direi di stare ancora un po' sulle partite che stavamo seguendo e al termine dell'incontro in Francia
ci sposteremo magari un po' su Pontese e Saint-Vulbas per fare contenti anche gli amici francesi che magari si metteranno al nostro ascolto e chiaramente anche gli amici veneti sostenitori della Pontese. Dunque l'altra finalista della Coppa Europa femminile è Saint-Vulbas, che ha vinto 12-2, anzi in realtà resta ancora una prova, comunque conduce 12-2. Quindi domani ore 8:30, appuntamento per tutti su Sport Bull Diffusion, Saint-Vulbas Graphi Studio, finalissima della Coppa Europa femminile. Invitiamo tutti a seguirla, anche chi fosse un po' scettico sulle bocce femminili, lo spettacolo è veramente altissimo anche lì. Ma non rinunciate a vedere la diretta di Bocce in Volo. Certamente, io dicevo alle 8:30 di vedere il femminile e poi spostarsi. E poi alle 10 spostatevi su di noi, noi vi terremo aggiornati. Diciamo di fare colazione con la con le ragazze e poi passiamo agli uomini. E poi assolutamente qua, sì, per il pasto principale. Ricordiamo che domani, come diceva Alberto, l'inizio è per le ore 10, si disputerà la staffetta, poi due tiri di precisione, due combinati, ci sarà la pausa pranzo, si riprenderà nel pomeriggio alle 14 con le rimanenti prove che assegneranno il titolo di campione d'Europa ad una delle quattro società qua impegnate. Sì, quindi l'appuntamento è domani verso le 9:30, inizieremo il collegamento. Sempre Simone Campion al commento, mentre alla regia, buon per voi, non ci sarò più io, ma ci sarà Daniele Alvesiano. Le formazioni in campo non possiamo ancora prevedere quali saranno. No, però è importante dire che nella terna la VRB si è portata sul 4-5, quindi ha accorciato notevolmente le distanze. Mentre nella partita coppie ancora 4-2 per la coppia dell'Istra Porec, 6-1 Carlo Ballabene sta conducendo la sua partita individuale, 6-0 Ah, che errore. Stavo dicendo che Ballabene, i fratelli Ballabene stanno vincendo 6-1 nella partita coppia, mentre Bruzzone sta vincendo 6-0 nella partita individuale. No, a coppia, no, scusate. Sì, Bruzzone e Ballabene Bruzzone nella partita Ballabene coppia. Paolo. Ok, il Christophe Campiglia ci dice che è terminato quindi l'incontro e anche quindi il collegamento con della Coppa Europa femminile, quindi si prevede che, e speriamo che molti telespettatori francesi si collegano su di noi. Se vuoi tu Simone dire qualcosa in francese, sì, o aspettare ancora 5 minuti, aspettiamo qualcosina, poi esatto, aspettiamo che si colleghino anche i francesi, in modo tale che diremo anche in francese un po' di riassunto di quello che è accaduto e sta accadendo in questo momento qua a Savigliano. Esatto, quindi io direi tra qualche minuto, se sei d'accordo, di spostarci sui campi 3-4, sì, che sono quelli va bene, più equilibrati. Certo. Seguiremo l'individuale di Kozjek e la coppia Kausevic-Rednak. Allora, BRB che si è abbastanza tirata su, era un po' indietro, anzi decisamente indietro, perdeva 4-0 nella coppia e 5-0 nella terna, adesso il punteggio è di
2-4 nella coppia e 4-5 nella terna, mentre sta conducendo nelle altre due prove. Quando siamo già circa a metà del tempo di gioco, boccia in accosto buona da parte di De Regibus, 50 larga, chiamato in bocciata Luksic. Intanto 8-0 per Paolo Ballabene e Emanuele Bruzzone, molto bene. Storto Luksic. Si pronuncia un finale straordinario, secondo me, sono partite equilibrate. E qui nessuno vuole perdere. Qui nessuno vuole perdere e le forze in campo sono... Qua abbiamo l'elite del... Beh, direi che quasi tutti i migliori giocatori al mondo sono qui oggi, quindi non potevamo chiedere di meglio. Forse solo alcuni tiri di precisione sono stati un po' sottotono, però beh, ci sta, vista anche la particolarità della prova. E Smolica gioca una boccia molto brutta nella coppia, attenzione. Intanto sentiamo grandi incoraggiamenti per Jure Koziek. Colpisce Luksic, ma c'è vantaggio di bocce per la BRB di Grosso e De Regibus. Intanto nella partita individuale tra San Bilbao e Pontese, Koziek ha finalmente mosso il punteggio, adesso perde 3-1. Bonjour à tous les Français qui se mettent à l'antenne. C'est la Coupe d'Europe niveau masculin à Savigliano. Demi-finale très très belle, très très serrée. C'est Saint-Vulbas qui mène 8-6 dans la première demi-finale. Et l'Istra Poreč qui est en train de faire une surprise et mène 8-6 face à BRB Ivrea. Ok, intanto ci siamo spostati sulle immagini su Pontese San Vulbas. Salutiamo gli amici francesi, a te l'onore di fare un attimino il sunto di quanto è successo fino ad ora. Donc j'ai dit que Saint-Vulbas mène 8-6 face à Pontese. Saint-Vulbas avec un très bon tir rapide en double, Marsens et Abelfo 57-62. Saint-Vulbas qui a gagné le premier combiné, c'est Benoît qui s'est imposé sur Meret 24-23. Et Mouk et Koziek 23 partout. Tir de précision pas bon pour Saint-Vulbas. Belé a perdu 13-24 face à Jancic et Bayet a perdu 5-6 face à Davide Kumero.
En ce qui concerne les tirs progressifs, égalité entre Frédéric Marsens et Marco Ziraldo, 41 partout. Et Guillaume Abelfaux qui a remporté son progressif 45 à 44 à la dernière boule. Très très beau ce progressif. Donc voilà, ça fait 8 à 6 pour les joueurs français. Maintenant, la situation dans les trades, c'est Saint-Vulbas est mené dans la première épreuve de double par 2 à 7. Saint-Vulbas mène dans le triple 7 à 3, mène aussi dans le simple 3 à 1 et est mené 2 à 3 dans la dernière, dans le dernier double. On va vous dire les joueurs aussi. Pour le premier double, c'est Gérard Baez et Guillaume Abelfaux. Deuxième double, Mourgue Touraine. Triple, Belet Tignard Roche. Simple, Benoît. Voilà, et pour la Pontese, Jancic Borchnik, premier double. Rednak Kausevic, deuxième double. Kumero Meret Zambon, triple. Et Jure Koziek, champion du monde deux fois, c'est lui qui fait le simple. Bene, quindi torniamo un po' all'italiano. Abbiamo detto che cerchiamo di seguire l'incontro tra Saint-Vulbas e Pontese. Tanto no, mancano 39 minuti al termine delle partite e faremo di nuovo una carrellata dei punteggi. Stiamo cercando di farvi seguire le partite più interessanti, l'individuale di Koziek e la coppia di Rednak e Kausevic, tenendo anche sempre d'occhio che cosa succede per quanto riguarda la BRB. Allora, nella coppia vediamo Touraine che va in accosto. Punto 70 per la Pontese da difendere. Ottima boccia, Pebble Bull per Touraine. Pontese ora in vantaggio di bocce. Il resta 37 minuti di jeu, 37 minuti al termine. Grande boccia colpita da parte di Kausevic. Due bocce in mano per la Pontese, una per Saint-Vulbas. Ringraziamo anche Christophe Campiglia per la collaborazione. Merci Christophe pour ta collaboration.
Attenzione, intanto ci può essere una svolta, perché l'individuale è passato, nell'individuale il punteggio è passato a 6 a 1 per Saint-Vulbas. Benoît mène 6 à 1 face à Jurek Kozienk. Tanto bocciata importante per Jasmin Kausevic. Mentre time out invece individuale, Carrò di Kausevic, non so se sia utile per realizzare punti, probabilmente no, comunque bellissima bocciata, un Carrò non proprio fermo, comunque bravo Jasmin. E adesso Rednack avrà l'opportunità di aggiungere. Mentre è cambiata un po' la situazione, nella coppia Grosso De Regibus sono passati a condurre per 5-4, quindi in questo momento BRB in finale, notizia molto importante. Nella terna invece il punteggio è 8-4 per l'Istra Porec. Nell'individuale Ballabene conduce 7-3, nell'altra coppia 8-1 per Ballabene Paolo e Bruzzone Emanuele. Seguiamo la boccia di Jérôme Benoît, eccolo qua nell'individuale. Ecco, Rednack decide di bocciare tra il trucco. Bocciata importante. Bravissimo Zoran, ancora freddo in bocciata. Riesce subito a colpire una bocciata importantissima, quindi dovrebbe essere 5-2 il punteggio per la Pontese. Le score en français aussi. Premier double Pontese 12 Saint-Vulbas 2, triple Saint-Vulbas 7 Pontese 5, simple Saint-Vulbas 6 Pontese 1 e double Pontese 5 Saint-Vulbas 2. C'è stato, l'avete visto, un altro errore in bocciata di Sébastien Belé, oggi non molto in forma direi. Ricordiamo che dopo lo avremo ai nostri microfoni, après le match interview avec Sébastien Belé. Vediamo una boccia molto lunga da parte di Tignat nella terna. Vediamo adesso la decisione della Pontese, che probabilmente ha un po' di bocce in mano. Cumero cercherà di aggiungere. Gioca malissimo ma non scende, però comunque
riesce a mettere il punto. Quindi la Pontese sta guardando 12-2, ha già praticamente vinto. Sì, la Pontese non ha prova, è messa molto bene e adesso anche nella terna sta rimontando, quindi la terna rischia di diventare molto molto importante. Sì, ha già almeno due punti in terra, con ancora una boccia di Davide Cumero da giocare. E quindi potrebbe addirittura andare in vantaggio. Sì, vantaggio che sarebbe importantissimo. Mentre nella terna tra BRB addirittura non è ancora Istra Poric. Ovviamente noi da qua non riusciamo a vedere quante bocce hanno in mano, ma deve ancora andare a giocare Loris Meret. La terna tra BRB e Istra Poric, la situazione è un po' difficile. Perdono 8-4 gli italiani. Mentre colpisce Benoit, bella prova nell'individuale da parte di Benoit. Tanta sbaglia a Belfo. Vediamo Loris Meret che va a punto. Tra un attimo vedrete arrivare la boccia nel secondo campo. Non sembra ben giocata. No, per questa volta però. È largo perché c'è la boccia là dietro che deve essere dei francesi. E però ancora una boccia, pensa, gli hanno lasciato 5 bocce in mano. È stata una mano disastrosa per Saint-Vulbas. 5 bocce in mano, 4 bocce sui portabocce. 29 minuti al termine. Tanto nella terna clamorosa e gioca un altro nella terna invece della Pontese. Loris Meret non riesce a capitalizzare, gioca due bocce inutili, fanno 4 punti, fanno 3 punti scusa, e vanno 8-7, e ora il Saint-Vulbas ha chiesto il time out nella terna. Sì, esatto, nella terna che dovrebbe essere decisiva insieme alla coppia, perché l'individuale sembra già abbastanza indirizzato. Avete visto la bocciata di Jasmin Kausevic che ha colpito? Sì, partita che al momento, come vedete dal punteggio, è del 5-2 per la Pontese. Invece l'individuale di Kozek sta perdendo 6-2. Faccio una breve carrellata anche sui punteggi, sì, dell'incontro tra la BRB e l'Istra Poric. I punteggi rossi sono quelli della BRB. ...4-5 la partita coppia di grosso, 8-4 sta conducendo l'Istra Poric nella partita terna. Sì, forse il punteggio bene da aggiornare. Forse il punteggio da aggiornare. Punto in più l'Istra Poric. 7-3 balla bene, sta conducendo nell'individuale, mentre 8-1 Bruzzone balla bene Paolo nella partita coppia. Corta. Seguirei un attimo la partita una partita a coppie. Sì, dove vediamo un bel accosto di Abelfo, partita già molto segnata perché la Pontese sta conducendo per 12-2.
avete visto boccia colpita di Jérôme Benoît, autore di una bella prova finora individuale, infatti sta conducendo 6-2 contro il due volte campione del mondo Jure Kozek. Mentre 5 pari nella coppia Grosso de Regibus, coppia che con ogni probabilità sarà decisiva. Ringraziamo tutti gli spettatori, 750 quasi, beh, direi un bellissimo risultato. È un bellissimo risultato, si è sempre tenuto una media superiore alle 600 persone durante tutta la giornata. Queste 150 persone in più, visto che siamo arrivati a 750, credo che siano i francesi che a questo punto si sono collegati su di noi una volta terminata la diretta di Sport Ball Diffusion. E quindi ringraziamo in particolar modo gli italiani e poi anche i francesi che comunque hanno scelto noi come, anche se come seconda scelta. Merci, merci beaucoup à tous les Français qui nous suivent. Voilà, les scores en français pour ce qui concerne Saint-Vulbas-Pontaise. Premier double Pontaise 12, Saint-Vulbas 2. Triple Pontaise 8, Saint-Vulbas 7. Simple Saint-Vulbas 8, Pontaise 2. Double Saint-Vulbas 2, Pontaise 6. En ce moment, Pontaise en finale. Mais il reste 23 minutes de jeu. Intanto è terminato l'incontro a coppie tra la BRB e l'Istra Porec. Ballavene e Bruzzone hanno vinto 13-1. Ballavene Paolo e Bruzzone 13-1. Tanto l'esultazione per una bocciata di Loris Meret. Sì, penso un pallino colpito forse. E... sì, dovrebbe essere così, un pallino. Pallino per Meret. Pallino per Meret, punteggio che al momento su 8-7 sono riusciti a ribaltare il risultato, come dicevi giustamente tu, la Pontese al momento, se finisse così le partite, è in finale. Per quanto riguarda invece la BRB, al momento sono negli spareggi. Eh sì, sarebbe una conclusione bellissima per una giornata già molto bella. Comunque ci auguriamo che la BRB riesca a farcela evitando la prova di spareggio, che può sempre riservare delle sorprese, può sempre essere insidiosa. Vi dicevo prima che Ballavene e Paolo e Bruzzone hanno vinto 13-1, quindi il punteggio adesso è 8 pari tra Istra Porec e BRB. Mentre invece nell'individuale Carlo Ballavene conduce 7-4. E Luksic colpisce la sua nella partita a coppie, momento importante. Ah, Jérôme Benoît sans problème dans ce simple. Mentre a Terne, grande boccia di Denis Zambon, che obbliga in bocciata i francesi. Roche che ha colpito. Siamo con le telecamere sulla partita a Terne, partita molto importante. Sì, è la partita che è quella dell'equilibrio, quella che può dare la vittoria a una formazione o all'altra. Sì.
Grandi applausi per una bellissima bocciata di Daniele Grosso. Siamo sempre sulla partita a Terne. Dove vediamo in bocciata il francese Cédric Roche. Dice Roche, bel pap pour Roche. Quattro bocce contro quattro nella partita a Terne e Cumero che va in accosto. Mentre nella coppia 12-3 per la Pontese, ormai mancano 18 minuti, risultato quasi archiviato. Benoit intanto continua a colpire nell'individuale. La boccia di Cumero, vediamo arrivare, ottima boccia di Cumero, appena dietro. Andranno in bocciata i francesi, Sébastien Bellet che dopo sarà qui con noi, parte in bocciata. Intanto momento importante anche nella coppia del campo 4, quella tra Kausevic, Rennak e Murg e Turin. Turin ha segnato il pallino e l'ha sbagliato, era un pallino salvezza. Restano 5 bocce in mano per la Pontese, una per il Saint-Vulbas. Attenzione, possibile svolta di questa partita. Ottima bocciata di Sébastien Bellet. Tanto oh del pubblico per un errore di Carlo Vallabene in bocciata. Cumero ha giocato un'altra boccia bellissima a Terne, bravissimi Cumero e Zambon. Va di nuovo in bocciata Sébastien Bellet, grande pressione su di lui, bocciata fondamentale, seguiamola. Ha colpito Bellet, appena buona, e quindi restano due bocce a Loris Meret e due bocce a Tignan. Sarebbe importante che Meret giocasse bene queste bocce, costringerebbe in bocciata il primo puntatore dei francesi. E quindi seguiamo l'accosto di Loris Meret. Costo che è ottimo, che è ottimo. E qui vediamo la decisione di Tignan, mentre intanto
Grosso e De Regibus si sono portati sul 9-5, risultato importantissimo. 14 minuti 55 secondi alla fine. Allora Tignà ha deciso di accostare nella terna, non si è sentito di bocciare, il pallino è anche un po' lungo, seguiamo la boccia di Tignà, non è buona, no, è larga, forse sì, boccia che si chiudeva, però non abbastanza, e quindi vantaggio per la Pontese. Al momento la BRB è in finale. Eh sì, c'è stato così le partite, un allungo decisivo da parte di Grosso e De Regibus. Ora forse la partita, anche la Pontese ovviamente in finale, la partita più tirata forse adesso diventa addirittura quella di Ballabene, che deve fare attenzione. Dunque, intanto l'accosto di Tignà è stato buono, direi. Sì, è andato ottimo. 20 cm dietro il pallino, anche di meno. E quindi Loris Meret, dunque non riusciamo bene a capire se si è annunciato anche il pallino. No, è l'ultima. C'è una linea per terra, ma non penso che. Colpisce Meret, bocciata importantissima, 9-7 per la Pontese, 12 minuti e 40 dal termine, in quella che potrebbe essere la partita decisiva, mentre nella prima coppia Pontese che conduce sempre 12-3, nell'altra coppia la Pontese conduce 6-2, ma questa mano è molto molto ben messa, probabilmente hanno fatto 4-5 punti quelli della Pontese, dovrebbero essere 5. E time out nel campo di Kausevic e Rednack contro Murg e Turin. Intanto Carlo Ballabene, che conduce 7-4, ha giocato una boccia bellissima in accosto, ha preso un punto difficile, ora il suo avversario ha due bocce in mano, lui non ne ha più. Ma torniamo sulla terna, Zambon accosto un po' lungo, opportunità per Tignà di prendere il punto sotto carambola. Intanto questo Benoit nell'individuale, non so se abbia sbagliato una boccia, centratissimo. Intanto è terminata la partita della Pontese a coppie, dove la Pontese vince 12-3, anzi a questo punto direi 13-3, contro il San Bulbas. Quindi la Pontese aggancia il momentaneo pareggio dell'incontro. Se mancano 10 minuti alla fine. Se termine le match nel premier double, Pontese 13, San Bulbas 3, donc
le score della rencontre è Saint-Vulbas 8, Pontese 8. Nella terna, bella boccia, cioè bella boccia, diciamo una boccia discreta, un po' lunga da parte di Zambon, e invece boccia decisamente corta da parte di Tignat. Siamo in attesa dell'aggiornamento del punteggio per quanto riguarda l'unica coppia che sta ancora giocando nell'incontro Saint-Vulbas Pontese. Cioè, sento molto malumore nel pubblico, cosa è successo? Non sono riuscito a capirlo purtroppo. Non riesco anche io a capire come mai il pubblico mugugnava. Non ho visto nulla. Intanto di... vi diciamo che nell'individuale Ballabene conduce 7-5, 9 minuti e 10 al termine. Nella coppia 9-5 Grosso De Regibus, nella terna perdono 10-5 quelli della BRB. Torniamo sul nostro campo principale, diciamo, dove Roche colpisce. Restano due bocce molto corte in campo per il Saint-Vulbas. Meret decide di bocciarle però. Intanto ecco, è stato aggiornato il punteggio 11-2 per Kausevic e Rednack. Kausevic e Rednack men 11-2 face a Saint-Vulbas. Bellissima bocciata di Loris Meret che colpisce le due bocce di Tignat. Très belle frappe pour Meret. No, stavo sentendo, visto che ne parlavamo prima io e te, che li strapore che effettivamente ha un incoraggiamento, hanno una grinta, non mollano mai fino alla fine. Ma d'altronde fanno bene, perché ancora qualche piccola possibilità nell'individuale c'è. Speriamo che però l'esperienza di Carlo Ballabene abbia la meglio. Dunque, a coppie, scusate, nella partita a terne Sébastien Bellet ha giocato una boccia, anche lui direi un metro corta, e stanno studiando cosa fare quelli della Pontese. Si può anche pensare di bocciare, infatti è così, per difendere il vantaggio di punti. Sarà Loris Meret che andrà in bocciata. Addirittura 850 spettatori, grazie mille a tutti. Merci a tous. A tous les Français en particulier, merci de nous suivre. Errore per Meret, attenzione, momento importante. Errore per Meret. On suit un petit peu Ballabene aussi. Sì, giustamente da casa ci chiedono anche se possiamo inquadrare Ballabene, perché non gli abbiamo ancora dato il giusto spazio. Sì, allora, se lo merita. Se lo merita, sta vincendo 7-5, sta tenendo su anche lui, sta dando il contributo per questa vittoria, e quindi giustamente diamo spazio anche un attimino a Ballabene. Intanto nella terna grande boccia di Zambon, belle reprise de Zambon. Nella terna di Saint-Vulbas Pontese. Balla bene, colpisce. Molto bene Carlo. Carlo che però penso non sia in boccia in questa mano.
dovrebbe averne due il suo avversario. Beakovic, se per te non è un problema, ti inquadro sia la partita di Ballabene sia la partita a coppie tra De Regibus e Grosso, altra bella partita. Al momento sono 6-9 come si vede dal punteggio. D'accordo. Smolica va largo, mentre Dinko Beakovic sta giocando appunto nella partita contro Ballabene, anche lui rimane un po' largo, però prende il punto, sì. Vediamo cosa farà Ballabene. Sceglie di bocciare Carlo. Allora, bocciata importante per Carlo Ballabene, non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe avere ancora una boccia il suo avversario. Sì, mi conferma Piero Merio, colpisce Carlo, quindi una boccia per Beakovic. Se lo prende si porta sul 6-7, mancano 3 minuti e 48. Un altro pallino, di salvezza, mantiene sì, quindi così. Era un pallino punti. Era un pallino punti, sì. Non hanno aggiornato il tabellone, vediamo due punti se. Forse. Zambon non aggiorna il punteggio, dicono due punti, 11-7 per la Pontese che a questo punto. Forse uno solo, perché vedo Cumero tornare con una boccia, quindi non so. Intanto ottime notizie perché Beakovic non cuce e quindi Ballabene vince 8-5, ultima mano, ormai è quasi fatta. Sì, allora nella terna tra Saint-Vulbas e Pontese Cumero ha segnato un pallino punti per fare un punto solo perché l'avversario aveva preso il punto imballato, quindi giusta scelta. Ora è in corso l'ultima mano e la Pontese conduce 10-7. Donc pour les Français, 2 minutes de jeu dans le triple, Pontese 10, Saint-Vulbas 7. Dans le simple, Saint-Vulbas 9, Pontese 4. Dans le double, Pontese 11, Saint-Vulbas 2. Et l'autre double est terminé 13-3 pour Pontese. Donc c'est difficile pour Saint-Vulbas. Ils doivent faire 3 points sur la dernière main dans le triple. Mentre noi continuiamo a seguire Carlo Ballabene, anche se ormai più dovrebbe essere fatto. Si è visto che manca un minuto e mezzo, direi di seguire quest'ultima mano di Ballabene, almeno a livello di immagini. E quindi si sta mettendo bene in entrambi i campi, sia per la Pontese che per la BRB. Nei tradizionali sì, le italiane si sono ben comportate. Però vediamo, seguiamo questo finale. Attenzione però, vi raccontiamo anche la terna. C'è stato un accosto di Zambon, 50 circa, 60 lungo, boccia pessima di Tignat. E adesso mancano 36 secondi. Intanto Roche, pallino salvezza. Intanto ti avviso che Dinko Beakovic contro Ballabene ha sbagliato una boccia, ha subito segnato il pallino. Mancano 25 secondi. Errore per Roche, è quasi finita per la Pontese, è quasi fatta. Mentre invece Dinko Beakovic ha colpito il pallino, quindi si rifà la mano.
erreur peut-être décisive de Cédric Roche. Maintenant, c'est très 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 compliqué pour Saint-Vulbas. Ecco qua che è scaduto il tempo regolamentare. Dunque, sono terminate intanto le partite di individuale e coppie per Pontese e Saint-Vulbas. Individuale ha vinto Saint-Vulbas, coppia ha vinto la Pontese. Quindi adesso la situazione è di 10 pari, è decisiva la terna, ultima mano, Pontese in vantaggio di 3 punti. E bocciata di Loris Meret. Tanto Ballabene va a punto, gioca la sua prima boccia di quest'ultima mano. Colpisce Meret, riceve anche una sonora pacca da parte di Zambò. Eh sì, mi sbilancio, Pontese Biere Bissera alla finale tutta italiana, sì, di questa Coppa Europa. È quasi sicuro, a terne restano 3 bocce per il Saint-Vulbas, 4 per la Pontese, punto in terra per la Pontese, Sébastien Bellet che cercherà di prenderlo. Forse è lunga la boccia, sì, è lunga la boccia di Bellet, attenzione, quasi finita, attenzione. Tanto colpisce Beakovic contro Ballabene. È terminata la terna a vantaggio degli Strapole, c'è 13-5. Quindi il Strapore che va momentaneamente 10-8 sulla BRB. Seguiamo l'accosto di Carlo Ballabene che biberon di Carlo. Bello, un biberon, bravo. No, non è bellissimo accosto di Ballabene e a questo punto Beakovic dovrà bocciare. Pontese in finale. Termina la partita e ve la inquadro tra la partita terna e la Pontese va in finale di Coppa Europa 2014. Quindi restano partite a coppie dove Grosso e De Regibus conducono 9-6, individuale dove Ballabene conduce 8-5. Però praticamente direi che ha vinto, non può più fare partita. Non può più colpire il pallino, ha già giocato 2 bocce. No, non capisco perché non gli dia la mano. Ma infatti dovrebbero darsi la mano. Forse aspetta che Ballabene giochi ancora questa dentro il quadro, dopodiché è fatta. Anzi, è già matematicamente ha già vinto, vabbè, giustamente finiranno la loro partita. Seguiamo quindi l'ultimo accosto di Ballabene che attende però la bocciata di Grosso. Sulla coppia, sì. Colpisce Grosso. Daniele Grosso colpisce una boccia e quindi si becca le trombe, gli applausi del pubblico. Altro semi biberon di Ballabene. Che ha già praticamente vinto questa partita. A breve aggiornerò anche il tabellone, datemi il tempo di farlo. Sbaglia Beakovic, non dà la mano, torna indietro perché vuole assolutamente a tutti i costi finire questa partita. Anzi, boccia ancora. Carlo Ballabene vince il suo individuale, ecco qua la stretta di mano.
Finalmente. Finalmente. Ricordiamo che nella coppia la BRB conduce per 9-6. Ed è l'ultima mano. Ora attenzione, restano tre bocce in mano per l'Istra Porec e ne restano due per la BRB. Allora adesso studiano un attimo Grosso e De Regibus il da farsi. Ricordiamo che basta non perdere tre punti alla BRB, probabilmente è più saggio giocare a punto. Vediamo la decisione, essendo una bocciata anche imballata, forse libera ci sarebbe da bocciare senza discussione. Decide di bocciarla Grosso. Sì, coraggioso. Grosso decide di bocciarla. Coraggioso. Boccia semi imballata, lo vedete dallo schermo. Certo, colpirla dovrebbe dire avere quasi vinto, però. Ecco qua che vi faccio uno zoom per apprezzare meglio questa bocciata. Momento importantissimo, uno degli ultimi di questa giornata. Ecco che sgancia la boccia Daniele, la colpisce, bravo! Colpisce Grosso, che risulta! Importantissima. È stato molto coraggioso a bocciarla, Lui, d'altronde, ha questi numeri, chiaramente. Allora, adesso c'è punto per terra, circa 50 davanti, forse anche di meno, per la BRB. E tre bocce in mano per l'Istra Porec e una per De Regibus. Luksic ha deciso di andare a punto. Largo, lungo, bruttissima boccia a punto. Pessima. Non voglio vincere. E quindi decide disperatamente di bocciare la boccia di De Regibus. E quindi prima che scappiate tutti vi avviso che domani l'appuntamento allora alle 10 e aspettiamo numerosi come questa sera, siete 950 in questo momento, mi fate quasi paura, tanti siete, e vi ringrazio di essere stati con noi, di aver passato questo pomeriggio insieme a noi. Domani molto probabilmente sarà una finale tra due italiane, ma attendiamo il referto ufficiale. La Pontese sicuramente in finale, fuori il San Gulbas. L'appuntamento, ripeto, alle 10, poi pausa pranzo, si reinizia alle 2, alle 14, e termine previsto per la premiazione verso le 16.30, quindi. Però comunque non scappate dopo la fine di questa. Non scappate partita, perché abbiamo Belei ai nostri microfoni, Belei è colui che ha fatto il record del mondo di tiro tecnico e resterà nella storia penso per qualche decennio. Allora, ultima boccia di De Regibus, non c'è bisogno di andare particolarmente vicino. E invece ci va e come. Allora, attenzione, quindi momento importante, Luksic deve colpire e far rimanere la sua nel quadro per pareggiare. Se succede questo, l'incontro termina 11 pari, altrimenti sarà finale tutta italiana. Cala il silenzio, chiaramente. Luksic sbaglia, BRB in finale, BRB vince 12-10 e va in finale, finale tutta italiana.
Ecco che la gente ovviamente sta lasciando il bocciodromo. Pomeriggio. Che pomeriggio, mamma mia. È finito anche bene. È un anno e mezzo che faccio dirette streaming e sinceramente non mi sono mai divertito così tanto a vedere un incontro di questo genere. Pour les Français, on aura dans quelques minutes l'interview avec Sébastien Bellet. Après, demain, on vous invite à suivre. Ciao ragazzi, bravo. On vous invite à suivre la finale. Grazie. Même si elle est toute italienne, mais ce sera un spectacle magnifique entre Pontese et BRB. On vous attend demain matin et surtout demain après-midi à 14h. Merci de nous suivre encore et bonne soirée à tous les Français, mais restez encore avec nous pour l'interview à Sébastien Bellet qui devrait nous rejoindre. Allora noi facciamo qualche secondo di pausa, cerchiamo di far venire qui sul nostro palco Sébastien Bellet e poi avremo il piacere di porgli qualche domanda. Grazie a tutti e a tra pochissimo per l'intervista con Bellet. Secondo me Bellet non ha molta intenzione di venire ai nostri microfoni, lo vedo già in partenza con tutta la squadra. Arrivederci. La vedo già in partenza con tutta la squadra, San Vulbas ovviamente giù di morale. Ma adesso lo vanno a chiamare. Sì, adesso lo vanno a chiamare, si viene almeno a dire una battuta. Sì. Ovviamente lo possiamo capire, il dispiacere di non aver, di aver mancato a questa finale è tanto. Hanno combattuto fino alla fine, il San Vulbas ha tutti i meriti, aveva tutte le carte per passare il turno. E ovviamente anche la Pontese, ho vinto la Pontese, tanto di cappello la Pontese. Sì, anche dal punto di vista individuale forse una prova non fantastica per Bellet, però ci sembra giusto sentire qualche parola da parte sua, perché ha fatto una cosa che insomma rimarrà nella storia delle bocce per penso tantissimo tempo, quindi fa piacere averlo qui. Adesso abbiamo chiesto gentilmente ad un responsabile del San Vulbas di chiamarlo, quindi tra poco sarà qui. Sta arrivando ai nostri microfoni. C'è eccolo il qua. Microfono a Sébastien Bellet. Mario, ecco, siamo qui con Sébastien Bellet, recordman del tiro di precisione. Ricordiamo che ha realizzato il punteggio di 63. Bonjour Sébastien. Merci. Bonjour à tutti. Merci d'être ici et bienvenue sur Voici in Volo. Merci. Avant de te demander quelque chose cette Final Four, on va te demander si tu peux te présenter au public italien. Donc, tu peux parler de ton âge, de ta carrière. Alors moi je vais avoir 19 ans. Ça fait presque 10 ans que je joue au boule. Et donc j'ai remporté 7 titres de champion de France, je suis deux fois vice-champion du monde, notamment de relais et de simple. Voilà, et donc j'ai mon record du monde de précision cette année. Voilà. Merci. Traduco in italiano, quindi ho chiesto a Sébastien di presentarsi un po' al nostro pubblico. Ha detto che sta per compiere 19 anni e gioca a bocce da quando ne ha 10, che ha conquistato 7 titoli di campione di Francia, inoltre vice campione del mondo sia nell'individuale che nella staffetta.
Donc j'ai lu ton interview avec Christophe Campiglia, là tu disais que tu ne rendais pas compte de ton extraordinaire exploit. Maintenant ça fait 6 mois de ton record. Est-ce que tu as réalisé maintenant d'être dans l'histoire du sport voile? Oui, maintenant ça va mieux. J'ai discuté avec, avec beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes du précision, notamment en France, notamment Xavier Majorelle. Donc maintenant, oui, effectivement, je réalise ce que j'ai fait. Allora, gli ho chiesto se ora si rende conto di essere nella storia delle bocce. Ad una settimana dal record aveva detto di non rendersi ancora bene conto. Lui ha risposto di sì, che adesso ha compreso meglio l'importanza di questo record, avendone parlato ed essendosi confrontato con i migliori specialisti in questa prova, soprattutto Xavier Majorelle. A chi tu hai dedicato un record? J'ai dédié mon record à Jeannot Vedrine, une personne très importante donc, qui est décédée récemment, très importante dans le sport boule français, qui est notamment à l'origine des clubs sportifs chez nous et qui est très important pour le club de Saint-Vulbas. Voilà. Ho chiesto a Sébastien a chi ha dedicato il suo record, lui mi ha risposto che ha dedicato questo record a Jeannot Vedrine, che ha avuto l'occasione di conoscere per poco tempo, comunque un uomo che ha fatto molto per le bocce in Francia, soprattutto a livello delle prove sportive, anche in particolare per Saint-Vulbas, ed è deceduto poco prima del suo record. Comment s'est passée la dernière partie de ta saison en tir de précision? On veut savoir après ton record. Après le record, ça a été un petit peu plus compliqué de se mettre dedans. Parce que c'est vrai que j'avais du mal à réaliser ma performance. J'ai pas été très bon par la suite de la saison, même si j'ai fait une bonne performance en finale du championnat de France des clubs. Voilà, et j'ai pas encore été très bon ici ce samedi à Savigliano. Si ha detto che dopo il record è stato un po' più complicato, anche se ha realizzato una buona prova nella finale del campionato di società francese e poi oggi ha realizzato un punteggio così così nella sua prova. On parle un petit peu de ta carrière pour le futur. Qu'est-ce que tu rêves pour ta carrière? Quels sont tes objectifs? Alors moi je rêve de remporter Belcourt, un concours en France en cadrette qui est mythique, qui pour nous français est mythique. Il s'est joué le week-end dernier, on a perdu en demi-finale sur un fait de jeu malheureux. Voilà, c'est dommage. Aussi je souhaite également remporter un championnat du monde, car je suis double vice-champion du monde et j'ai pas encore eu l'occasion de connaître le titre. Donc voilà. Gli ho chiesto quali sono i suoi sogni per la sua carriera. Lui sogna di vincere il Belcourt, che è un trofeo molto prestigioso in Francia, penso che si possa paragonare un po' al nostro Alassio. Ha detto che in semifinale ha perso quest'anno, proprio lo scorso weekend, per un episodio un po' sfavorevole, un po' sfortunato, e inoltre si augura di vincere un campionato del mondo, visto che è 2 volte vice campione del mondo. Maintenant on va parler un petit peu de cette Final Four, donc c'est dommage pour vous, ton match était peut-être le décisif, vous avez bien démarré, après qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des occasions de tuer le match, je dirais, notamment Gérard Baillez en précision qui perd 6-5, c'est dommage, Sébastien Mour qui a la boule de gagne en combiné. On a eu l'occasion de tuer le match, on l'a pas fait et à la sortie ça nous coûte cher à la fin du match car on perd cette triplette sur des boules manquées. Donc c'est beaucoup de regrets, beaucoup de regrets. Ha detto che secondo lui la chiave è stata il fatto di non aver sfruttato bene le occasioni, soprattutto nel combinato hanno avuto l'opportunità di vincere, vi ricorderete quella boccia appena volata e poi alla fine è stata decisiva la terna. E nella terna purtroppo c'è stato qualche errore di troppo che non gli ha consentito di vincere. Maintenant on va parler un petit peu de la formule de jeu de la Coupe d'Europe. Est-ce que tu changerais quelque chose? Alors moi je trouve le Final Four très bien, cette formule de demi et de finale très très bien. Très beau spectacle, ça permet au public de voir toutes les équipes jouer, de voir les 2 demi-finales. Par contre, au contraire, sur les matchs de 8e de finale et de quart de finale, je trouve les preuves d'appui tellement injustes sur quand une équipe gagne un match et l'autre gagne l'autre.
Je trouve que l'épreuve d'appui est vraiment, vraiment injuste et pourquoi pas faire comme au football, par exemple, avec le goal average sur les deux matchs. Ho chiesto a Sébastien qualcosa sulla formula della Coppa Europa e lui mi ha detto che trova la Final Four una formula bellissima con tantissimo spettacolo, però non è d'accordo sul fatto che dicevamo anche prima in telecronaca con Alberto, cioè negli incontri andata e ritorno non è giusto, secondo lui la prova di spareggio sarebbe più giusto a suo avviso contare la differenza punti come d'altronde si fa nel calcio. Traditionnel, on joue 1h30. Est-ce que cela est juste d'après toi ou non? C'est peut-être un bon compromis entre le public, ça fait pas trop long pour le public et ça fait pas trop court pour les joueurs. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Vi ho chiesto anche cosa pensa dell'ora e mezza per il tradizionale. In Italia forse l'idea è quella di allungare un po', lui invece dice che è d'accordo, va bene sia per i giocatori che per il pubblico che ha già visto tante prove. Même si nous en France on joue plus longtemps, notamment doublette, 2 heures. On joue 2 heures, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus long que sur ce Final Four. Sì, ha precisato ancora che in Francia però giocano 2 ore, quindi chiaramente è un po' diversa la situazione qui in Coppa Europa. Deux dernières questions en ce qui concerne l'Italie. Est-ce que tu connais des joueurs italiens? Voilà, aujourd'hui tu as eu l'occasion aussi de connaître encore plus. Et qui sont tes joueurs italiens préférés? Oui, donc je connais beaucoup de joueurs italiens qui étaient ici, je les connaissais. Donc je connais également Lino Brudzen qui joue en France dans l'équipe de Jean-François Gobertier. On a souvent l'occasion de se rencontrer. On s'est joué notamment ce week-end à Bellecourt. Ensuite, je connais également Balaben qui était là. Silvio Riviera, j'ai joué également avec lui au GDP à Gap, donc le dernier. Et j'aime bien un joueur italien qui n'était pas là, Gigi Grattapaglia, qui est un joueur sympa. On se joue de temps en temps en jeune, donc c'est un joueur que j'aime bien. Ha detto che conosce in particolare Lino Bruzzone che gioca in Francia, si giocano regolarmente contro, inoltre conosce anche Ballabene e ha avuto l'occasione di giocare con Silvio Riviera a Gap nelle GDP Vendôme. Inoltre dice che conosce anche Gigi Grattapaglia e lo ritiene un giocatore simpatico. Dernière question, si un club italien ti dit Sébastien, on a plaisir que tu joues avec nous. Est-ce que tu prendrais en considération cette opportunité? Est-ce que tu jugerais ça une belle opportunité pour ta carrière? Bien sûr, c'est une possibilité. Ce serait un honneur d'être demandé par un club italien. J'ai l'occasion de jouer avec Patrick Alcaraz en cadrette, qui est venu jouer en Italie quelques années. Donc j'ai un exemple sous les yeux. Mais ce serait une très belle possibilité. Dice che sarebbe una bellissima possibilità, sarebbe un onore, ha avuto l'occasione anche di giocare insieme a Patrick Alcaraz nella quadretta che ha giocato diversi anni in Italia, quindi prenderebbe sicuramente in considerazione un'offerta di un club italiano. Merci Sébastien, c'était un plaisir, on te souhaite le meilleur pour ta carrière e pourquoi pas améliorer encore ton record. C'est difficile, ce sera difficile. Merci Sebastiano. Grazie mille. Merci. Arrivederci. Era Sébastien Bellet qui con noi. Ancora molte grazie per la sua grande disponibilità. Grazie. Sì. A bientôt. Bene, sì, allora punto... possiamo congedare sia noi che voi telespettatori. Siamo inquadrati anche se un po' dall'alto. Vi salutiamo e vi ringraziamo. Alberto Molossano, Simone Campion. Ci vediamo domani quindi alle 10 per questa grandissima finale, non perdetevelo. A domani, grazie a domani. A tutti. Grazie a tutti, buona serata, buona Italia e buon appetito.